Nuovo scontro tra Mirko Brunetti e l'influencer esperto di gossip Amedeo Venza. I due hanno già discusso due settimane fa in merito a una presunta lite avvenuta alla festa del Grande Fratello, e oggi sono tornati a battibeccare per delle storie Instagram cancellate. Amedeo ha pubblicato delle foto di alcune persone in piscina e ha scritto: "L'ex GFino ha trascorso la giornata con un suo amico", che ha pubblicato delle storie e le ha tolte poco dopo, e altre due belle ragazze, una è lei. Infatti se vedete la piscina è la stessa. Tutto questo, pare, all'insaputa di Perla. Mirko Brunetti è intervenuto con una serie di storie nelle quali ha dichiarato che prenderà provvedimenti seri e Venza ha replicato: "Si scalda ogni volta che dico la verità, come la volta sulla lite alla festa del GF. Adesso vuole denunciare? Per un gossip? Non sono un bambino di 2 anni. Lo sfogo di Mirko Brunetti. Sono costretto a precisare, e sapete bene quanto a me non piaccia fare certe cose, che tutto quello che sta girando è solamente frutto della fantasia di qualcuno. Una giornata di relax con gli amici è stata trasformata dai soliti, noti, in qualcosa di assurdo, seguendo volontariamente la strada più cattiva. Detto questo invece, confermo la mia presenza in quella casa giusto il tempo di un aperitivo o giù di lì ed invito chiunque a poter dimostrare dove sia effettivamente il mio grave errore. Probabilmente non c'erano altre immagini da mostrare se non quelle dove si vede qualcuno che non sono io." A sottolineare la poca intelligenza di chi riporta certe notizie, è stata l'omissione intenzionale della presenza dei padroni di casa, dei loro amici e dei bambini con cui tra l'altro ho avuto il piacere di giocare e scherzare. La storia cancellata dal mio amico, che tra l'altro sta subendo minacce ed offese indicibili, non aveva nulla a che fare con quanto riportato e soprattutto non con me, era stata fatta a casa sua e tolta perché con la targa della macchina visibile. Inutile precisare di non aver dormito in quella casa, perché trovo tutto questo molto deprimente e pericoloso. Queste notizie stanno provocando gravissimi problemi personali e non ho motivo di nasconderlo, perciò stavolta verranno presi provvedimenti molto seri verso chi si ostina a calpestare la mia dignità e soprattutto la mia correttezza.